domani ci aspetta una partita difficile, finalmente torniamo al Monterisi in casa nostra. Secondo me il San Giorgio non rispecchia i punti in classifica che anzi ha dei buoni giocatori, alcuni li conosco, sicuramente sarà una partita difficile che non dobbiamo assolutamente prendere sotto gamba. Sicuramente quest'anno si respira un'aria splendida perché siamo un gran gruppo, poi il mister sta facendo un gran lavoro perché sta facendo giocare tutti, ma come ci dice lui spesso, noi non abbiamo titolari, siamo tutti titolari in questa squadra e quindi abbiamo bisogno di tutti e 24-25 giocatori che siamo, perché in questo periodo dove abbiamo tante partite ravvicinate non possiamo permetterci di perdere giocatori per strada.